Tartaroghini, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio proporvi il trucco per Capodanno. Anche se è molto ma molto semplice, voglio comunque farvi vedere come mi truccherò io. Cominciamo con il video. Allora, per prima cosa stendo il correttore, anche perché comunque, ragazzi, come state? Voi siete sempre nel mio cuore. Sempre, sempre nel mio cuore. Comunque, ragazzi, io sto molto bene. Voi come state? Come state aspettando queste feste? Come le state vivendo? Poi prendiamo la nostra cipria. Battere sempre l'eccesso. Sì, comunque non voglio osare tanto, anche perché a Capodanno si osa. Allora, ragazzi, io stavo obiettando per un colore così rosa ed un colore violino. Non so se lo vedete, eccolo qui. Allora, prendiamo il nostro pennellino che ci accompagna sempre. Prendiamo il nostro, prima il viola, così, eccolo qui, e lo stendiamo nella parte interna del nostro occhio. Sempre arcata sopraccigliare. Battete sempre l'eccesso. Ok, ora lo sfumiamo bene bene. Oppure potete fare un colore unico, come volete. Poi prendiamo il nostro rosino e lo mettiamo all'interno, così. Così per dare un po' di luce. Così. Poi lo sfumiamo sempre. Vedete, è un colore molto sobrio, ma comunque che dà luce. Prendiamo il nostro prodotto, battete sempre l'eccesso. Ora prendiamo il nostro rosino rosato, comunque è super giù sui toni del rosa, e lo mettiamo nell'arcata alla fine dell'occhio. Poi molto rodeante, così si sfuma molto molto bene. Vedete? È semplice ma d'effetto. Poi aggiungiamo ovviamente il nostro mascara. Ok. Come dove la passerete la vigilia? Natale. Comunque sì, ragazzi, i miei capelli sono verdi più o meno. Doveva uscire il blu, però sono usciti verdi, cosa che ora non si vedrà perché comunque sono, diciamo, oscurito abbastanza il capello. Mascara, partendo così. Perfetto. Poi se volete comunque un effetto ancora più ampio, applicate più mascara. Bene, ragazzi, ora voglio farvi vedere due nuovi trucchi che mi sono arrivati. Allora,
sono questi due. È una cipria, comunque per dare tocco finale al make up, e un ombretto in crema bronzo. Quindi questi li userò. Se volete un video su questi due prodotti, fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!